A Pizzoli, in corso Sallustio, il dirigente tecnico della sede coordinata dell'Aquila del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, l'ingegner Gennaio Di Maio, alla presenza del comandante provinciale Carabinieri dell'Aquila, il colonnello Nazareno Sant'Antonio, ha proceduto alla consegna dei lavori per la realizzazione di un fabbricato demaniale da adibire a sede del locale comando della stazione dei Carabinieri all'impresa ECM di Viterbo, aggiudicataria dell'appalto, per un importo netto contrattuale che supera di poco il milione di euro. La caserma, moderna e rispondente ai parametri più attuali di funzionalità, sarà realizzata con il finanziamento di 2 milioni di euro deliberato il 23 marzo del 2012 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, volti a garantire la ricostruzione, dopo il sisma dell'aprile 2009, di 23 edifici pubblici della città e della provincia dell'Aquila. Il progetto è stato elaborato dall'ingegner Luana Borromeo di Ortona. Tutto ciò è stato possibile grazie alla virtuosa e sinergica collaborazione tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Provveditorato alle Opere Pubbliche, anche in qualità di soggetto attuatore del programma di ricostruzione, e l'amministrazione comunale di Pizzoli. La realizzazione della nuova caserma nel piano centro cittadino concretizza pienamente il concetto di prossimità dell'Arma dei Carabinieri nei confronti di tutti i cittadini delle comunità di Pizzoli e Barete.